Siccome fa abbastanza caldo oggi, ho pensato bene di farmi una bella mangiata di sashimi per voi. L'ho preso al supermercato vicino casa, ho pagato più o meno una decina di euro. Non è poco, non è tanto, ma mi sembra che sia di una buona qualità questo pesce. Avete visto, tonno, agi, salmone. Non utilizzo la salsa di soia che c'è dentro, ma utilizzo una salsa di soia che ho comprato. Abbiamo a casa una bottiglia molto grande perché è un po' più di buona qualità e un po' meglio, diciamo, rispetto alle altre salse di soia che si trovano in giro. Quindi io direi, cosa dirvi? Guardate che roba, cioè, spettacolare veramente. Vado a mangiarlo per voi. Tonnettino, buonissimissimo. Buono. Avete visto che io non prendo riso quando mangio sashimi? Perché sono un po' di quella schiera di poche persone che sono contrarie a mangiare, per esempio, il pane con il salame. Cioè, no, il salame basta. Pane e Nutella, cos'è? Pane con quella strisciolina di Nutella. Allora, casomai mi facciamo il pane, cioè la Nutella col pane, cioè un sacco di Nutella e un pochino di pane. Allora lì ci può anche stare. Ma se devo andare a mettere una marea di riso per mangiare un po' di pesce, no. Veramente buono. Questo tonno è stupendo, ve lo faccio rivedere. Veramente, veramente buono questo tonno. Non pensavo così buono, pensavo buono, ma pensavo un po' meno. Anche salmone mica scherza, eh. Poi c'è dentro sempre questo shiso, che è il basilico giapponese, che eventualmente se uno vuole può farsi una cosa tipo così, no? Si prende il daikon, si mette insieme con un bel pezzettone di tonno, così, no? Proprio a random, è una cosa velocissimissima, così. In Giappone, proprio ho sentito questi sapori incredibili. Prendiamo anche. Allora, c'è da dire che di sotto ho il wasabi in polvere, ma vado a prendere questo wasabi, che vabbè, non è il massimo magari, però insomma, tanto per farci una mangiatina insieme. Però, spettacolo puro. Sono indeciso su cosa sia meglio. Tutto veramente buono. Pensavo buono, ma non pensavo così buono, dirò. Mi piace, mi piace. E queste striscioline di daikon, anche queste, rispetto al pesce, cioè, mi piace di più magari farmi il daikon. Questo qua è il daikon, quel rapanello gigante. Buono. Però preferisco farmelo io, no? Questo diventa un pochino secco, ovviamente dopo un po' di tempo, qualche ora, insomma, che è lì. Preferisco magari tagliarmelo io a casa. Però buono. Ve lo faccio vedere da vicino perché si presenta molto bene. Non so se è a fuoco, ma spero di sì. Buono. Sto salmone è veramente buono.
Il salmone a volte, un po' come dappertutto, no? A volte ci sono dei pezzi buoni, a volte un po' meno buoni. Questo. No, ho fatto proprio strabene a. Capite? A prendere sto pranzettino, perché in una giornata così un po' calda, insomma, cosa c'è di meglio di un buon pranzetto a base di sashimi? Differenza sushi sashimi, sapete tutti, no? Sushi vuol dire che c'è anche il riso, un po' insaporito, di solito acidulato un po', no? Con questo condimento, e invece il sashimi è solo pesce crudo. Poi c'è il donburi, che è riso bianco, in bianco al vapore e basta, con sopra pesce crudo. Poi c'è il chirashi sushi, che è praticamente il riso insaporito, sempre una ciotolina con sopra pesce, con dentro pesce crudo, varie cose, però il riso nel chirashi sushi è insaporito anche lì. Uno spettacolo. E come vi dicevo, per la teoria che il salame va mangiato senza il pane, ovviamente non è che mi mangerò tutto questo daikon. Proprio per questa teoria in cui credo fermamente. Pane senza salame, rigorosamente. A meno che non siano proprio delle eccezioni. Strabuono. Cioè, sto. Veramente è tutto buono, eh. Una cosa quasi finito tutto. No, no, però ho ancora due pezzettini di salmone. Spero che questa mangiatina insieme vi sia piaciuta, perché secondo me in una stagione così, un sushi così può accompagnare solo, un sashimi così. In una stagione così può accompagnare solo. Spettacolo, spettacolo. Vabbè, questo lo metto nello shiso. Tra l'altro un giorno ho preso del sashimi. Non aveva messo le foglie di shiso, aveva messo una pellicola trasparente con stampato lo shiso. Cioè, dammi la foglia, no? No, aveva messo la foto dello shiso. Ho detto, oh, ma sei fuori. Super Mario. Ultimo. Beh, qui ci vuole due filamentini di daikon. Fantastico. Ottimo. Ah, un pezzettino ancora di aci.
pranzetto a base di sashimi incredibile, quindi è anche abbastanza abbondantino perché erano abbastanza tanti pezzettini. Quindi direi che per questo video è tutto. Venite a visitare il mio sito www.marcotogni.it al prossimo video dal Giappone. Ciao ciao!